E abbiamo giocato la semifinale contro il Rovigo, la semifinale giocata a Padova e così abbiamo guadagnato l'accesso alle finali contro il CUS Padova che avevamo già affrontato durante il campionato. E si è riusciti a vincere, è una bella vittoria. Per te è un sapore molto particolare, anche perché tu fai andata e ritorno, sei in prima squadra anche come Luisi, quindi tornare al tuo gruppo e ottenere questo successo. Per me è una bella esperienza, anche perché ho fatto molte giornate con i giocatori della prima squadra. Sono tornato, sono stato riaccolto dai miei compagni, mi ha fatto molto piacere questo. E abbiamo giocato assieme, siamo riusciti a concentrarci insieme e a fare una bella partita. Luigi, tu cosa mi dici di fuori? Lui, avanti, tu, tre quarti. Tre quarti siamo partiti bene, poi abbiamo avuto una sfortuna con l'infortunio di Andrea Ferretti a metà primo tempo, però la squadra poi non ha perso la testa, è andato tutto bene, ci abbiamo creduto. Loro hanno mantenuto di più il possesso, noi però ce lo sentivamo troppo dentro, era la nostra partita, abbiamo dato tutto, ci abbiamo creduto fino alla fine, poi ci è andata bene. Cosa vi ha detto il vostro coach Piero Molinari prima della partita? Prima della partita ci ha detto poche parole, che era una partita importante, che eravamo arrivati fino lì, ce l'avevamo guadagnato e che era giusto che facessimo quello che eravamo capaci di fare, che avevamo già raggiunto comunque un bel traguardo. Avete approfittato questa situazione, il fatto di arrivare a questo momento, c'era qualcosa di speciale anche per voi? Eh sì, soprattutto anche perché quando siamo arrivati a questa partita ci davano sfavoriti, dicevano che avremmo preso chissà quanti punti e noi siamo entrati in campo tranquilli, convinti che tanto le pressioni le avevano loro, noi abbiamo giocato con la nostra testa tranquilli facendo il nostro gioco e poi alla fine il campo ha parlato. Facciamo un piccolo analisi di questo match, visto che le immagini scorrono dietro di noi, la chiave di questa vittoria. La concentrazione all'inizio partita, la voglia di vincere, la voglia di andare avanti e riuscire ad arrivare un traguardo superiore a quello che potevamo aspettarci. A livello tecnico, parlami un po', tu che l'hai visto il punto di incontro, come sono comportati i tuoi compagni? La nostra mischia, soprattutto nelle mischie chiuse, il primo tempo li abbiamo distrutti, loro andavano proprio indietro sul primo ingaggio e questo ha dato anche carica, soprattutto a noi che eravamo fuori, vedevamo la nostra mischia che spingeva metri e metri indietro alla loro. In touche si è riusciti a fare quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo fatto un po' fatica su certe situazioni, abbiamo giocato molto meglio nelle mischie chiuse che nelle touche, però si è riusciti a cavarcela comunque. Dobbiamo comunque nominare il vostro calciatore che è stato molto efficace, o sbaglio? Alessandro Romagnoli, sì, freddezza e poi è importante perché i punti alla fine li conti fino all'ultimo minuto. A no what? E adesso cosa? E adesso c'è la partita col Padova e dobbiamo fare quello che siamo riusciti a fare ieri con il Rovigo.